Il trattamento delle cistiti non complicate è ovviamente un trattamento antibiotico. Le linee guida negli anni si modificano perché nei vari paesi, in Europa, in America, ma anche in proprio paesi, nazioni, addirittura territori, regioni, la resistenza antibiotica può essere diversa. E quindi, per esempio, i chinolonici sono degli antibiotici in cui in Italia c'è un tasso di resistenza particolarmente elevato rispetto ad altri paesi in giro per l'Europa. Per questo motivo, dicevo, le linee guida hanno dei livelli di raccomandazione importanti per la terapia antibiotica. Cioè è chiaro che una cistite batterica vada trattata con un antibiotico, ma hanno difficoltà a dare delle raccomandazioni per dire con quale antibiotico vada trattato, perché questo può dipendere da paese a paese e da momento a momento. Quello che è vero oggi potrebbe non essere stato vero 10 anni fa e potrebbe non essere vero fra 5 o 10 anni. Questa è un pochino la problematica dell'evidenza per quanto riguarda il trattamento della cistite e della cistite non complicata. Oltre al trattamento antibiotico, noi sappiamo che ci sono una serie di trattamenti non antibiotici, migratori, dei comportamenti che possono aiutare il paziente o soprattutto la paziente, visto che è un problema più femminile, a evitare la comparsa o la recidività delle infezioni vescicali. Purtroppo, per quanto riguarda molti di questi prodotti e molti di questi comportamenti, non vi è una grandissima evidenza e quindi anche qui le linee guida non ci aiutano moltissimo a capire quale prodotto utilizzare, per quanto tempo, che tipi di comportamenti possiamo scegliere o possiamo suggerire, per meglio dire, alle nostre pazienti per evitare di ricadere nel problema. E per questo motivo abbiamo pensato di mettere insieme un gruppo di esperti italiani, urologi diciamo che lavorano nell'ambito dell'urologia funzionale, nel campo quindi del trattamento e della prevenzione delle infezioni urinarie, metterli insieme e lavorare su un progetto Delphi. Per chi non ha dimestichezza con questo tipo di metodologia, il progetto Delphi è una consensus, quindi un modo di cercare un consenso fra appunto colleghi che si occupano della stessa patologia, anche di discipline diverse a volte, dicevo un consenso per arrivare a dare alla fine delle raccomandazioni che purtroppo non sono basate sempre appunto sull'evidenza, se avessimo l'evidenza non ne avremmo bisogno, ma sono basate un pochino anche sull'esperienza clinica e sulla percezione personale di quello che può servire o non servire. Il processo Delphi prevede una serie di domande, una serie di risposte e poi dei passaggi successivi per cercare di arrivare appunto a delle raccomandazioni condivise. Non sempre ci si riesce, qualche volta la percentuale di agreement, di accordo, sarà molto alta, qualche volta sarà meno alta, ma se si riesce ad arrivare a una percentuale di consenso elevata, questo può dare la forza di scrivere delle raccomandazioni, ripeto, non basate sull'evidenza, ma basate comunque sul parere di esperti che sono coinvolti nel trattamento di una determinata patologia, nel nostro caso delle cistiti, per dare a tutti noi qualche strumento utile per, diciamo, cambiare o comunque per aiutare il nostro comportamento clinico e quindi trattare meglio e aiutare meglio le nostre pazienti.